Io ci sono con Coach Gebbia, responsabile del CUS Bari del settore giovanile. Ecco, un primo bilancio di questo clinic PAO qua a Cerignola, al Palazzo di Leo. Come trova le giovani promesse cerignolane? Beh, diciamo che intanto sono contento di poter contribuire in qualche modo alla riuscita di questo PAO, dove peraltro la presenza di oltre 100 allenatori la dice lunga su quello che può essere l'interesse da parte degli allenatori, al di là dei crediti che sono obbligatori e quindi ognuno di noi allenatori deve conseguire in ogni stagione per poter avere la tessera a gare l'anno successivo un tot di crediti, e quindi è interesse anche nostro essere presenti, però il fatto di avere oltre 100 presenze credo che sia già significativo. Il clinic è in corso, quindi vedremo quello che verrà fuori alla fine. Credo che comunque ci siano tutte le premesse e le potenzialità perché la Puglia in genere possa esprimere un buon livello di pallacanestro e riuscire a produrre giocatori significativi. Ecco, la presidentessa Margaret Gonnella della FIP Puglia ha espresso in una delle sue recenti interviste che comunque proprio questa regione è una delle più ferventi attività nel quanto riguarda nel basket. Comunque ci sono molti settori giovanili che promettono. Sì, indubbiamente la Puglia è una di quelle regioni da cui sono venuti e continuano a venire fuori giocatori importanti nel palcoscenico nazionale, uno per tutti è Basile, voglio dire. E purtroppo per certi aspetti, io vengo dal profondo sud, dalla Sicilia, la Puglia è stata anche un po' terra di conquiste, nel senso che spesso le società del nord si sono attenzionate alla Puglia per il proprio reclutamento. Questo va bene chiaramente fino a un certo punto. È evidente che nel momento in cui la Puglia, con Brindisi per tradizione, ma anche tutte le altre province della regione, riescono a mettere su un sistema di settore giovanile organizzato e strutturato in maniera professionale, è chiaro che il giovane talento, prima di oltrepassare i limiti della regione, probabilmente ci rifletterà abbastanza. A livello nazionale c'è stata la recente elezione dell'avvocato Gianni Petrucci come presidente della FIP Pallacanestro. Lei è stato uno dei promotori, diciamo, per la candidatura del coach Valerio Bianchini come al Consiglio federale, però non è stato eletto. Ecco, lei pensa che con la recente candidatura di Gianni Petrucci, che ha promesso una serie di cambiamenti per i coach del basket, cioè più responsabilità, più attenzione alla figura proprio del coach, ci può essere un cambiamento? Ma indubbiamente il ritorno, perché si tratta di un ritorno, il dottor Petrucci dopo due mandati a livello di presidenza del CONI è stato rieletto all'unanimità e unico candidato alla presidenza della Federazione Italiana Pallacanestro, dove peraltro era già stato in passato sia come presidente che come segretario generale. I fatti hanno dimostrato che è un personaggio che riesce spesso a centrare gli obiettivi. Anche le medaglie della nazionale italiana del passato, pur non sotto la sua presidenza, ma erano probabilmente la logica conseguenza dell'impostazione del suo lavoro. E lui ha mostrato, io ero presente in quel di Roma durante le elezioni, anche perché rappresentavo un nucleo di allenatori come delegato degli allenatori non professionisti che sosteneva la candidatura di Valerio Bianchini, peraltro poi non è andata a buon fine, e lui ha mostrato interesse verso tutti i settori della pallacanestro, la nazionale, esortando i presidenti e gli allenatori a far giocare gli atleti italiani, la femminile che ha bisogno di una ripresa soprattutto numerica prima, quindi di quantità e successivamente di qualità. Anche il discorso degli allenatori è un discorso che lo ha interessato e lo interessa moltissimo, prova ne sia che vorrebbe realizzare delle scuole regionali di formazione per poter alzare il livello e la qualità degli allenatori stessi. Quindi credo che i presupposti siano tutti estremamente positivi, speriamo che ci siano le condizioni per metterli in pratica. Ecco, parlando a livello regionale, lei è responsabile, abbiamo ricordato prima, del settore giovanile del CUS Bari, sicuramente avrà avuto modo di vedere
parecchie promesse giovani a livello regionale. Ne elencherebbe qualcuna che le ha impressionato e che l'ha impressionato particolarmente? Io ripeto, i nomi lasciano il tempo che trovano. Sicuramente, giusto per non essere di parte, ma la Quintana, che è un giocatore nazionale Under 18 lo scorso anno, ma già quest'anno è stato presente anche nella nazionale Under 20, convocato nell'Under 20, è un elemento molto interessante. Ma anche giovani come Fantauzzi della provincia di Foggia o Leggio di Brindisi sicuramente sono elementi importanti, ma credo che ci sia veramente molto materiale umano come giocatori interessanti a livello di 98, 99 e probabilmente anche dei 2000. Quindi insomma i presupposti ci sono, le potenzialità ci stanno, speriamo di riuscire a vedere dei giocatori importanti venuti fuori dal lavoro di tutti. Grazie coach Gebbia. Amici di Assist Sportivo, ci troviamo qui con coach Rubino, responsabile del settore territoriale della FIP Puglia, responsabile del settore giovanile anche dell'UDAS e uno dei principali organizzatori di questo clinic PAO qui al Palazzetto Nando di Leo di Cerignola. Ecco, un primo bilancio di questo clinic. Allora, io sono delegato provinciale per il CNA e oggi abbiamo fatto il secondo appuntamento del calendario dell'aggiornamento PAO regionale. E oltre a me come relatori c'è anche Michele Falcone come preparatore fisico e anche Nini Gebbia per l'aspetto della pallacanestro senior. Io invece ho fatto intervento sulla pallacanestro giovanile. Ecco coach, una delle vostre collaborazioni, lei ha fatto bene a ricordare che lei è delegato provinciale CNA, è una collaborazione col settore giovanile dell'UDAS. Recentemente anche sotto la sua guida due delle giovani promesse sono state selezionate nella selezione provinciale della nazionale dell'UDAS. Allora, il passo da una selezione provinciale o interprovinciale alla nazionale è molto lungo, diciamo che hanno respirato l'aria di una selezione interprovinciale tra Foggia e Taranto, per cui è stata un'esperienza, ma arrivare a respirare a quota più alta ce ne vuole. E volevo dire sul clinic che abbiamo avuto una folta presenza massiccia, perché eravamo 111 e questo dà merito all'organizzazione. Mi sono valso della collaborazione chiaramente delle società locali, quindi dell'UDAS, della Sole Energy e anche della giallo-azzurro, e niente, ha messo a disposizione l'impianto e dato una mano consistente perché tutto andasse nel migliore dei modi. Ecco, parlavamo prima con coach Gebbia, c'è un interessamento qua della Margaret Gonnella, presidente della FIP Puglia, regionale pugliese, ha detto che la Puglia è una delle regioni più attente, diciamo, al basket, più ferventi, ci sono molte società che praticano, diciamo, il basket sia a livello regionale e cacciano talenti, e abbiamo ricordato anche come la Quintana, talento under, che gioca adesso nella Tecno Medica a Bari. Sì, l'attenzione del comitato regionale da sempre sulla pallacanestro giovanile è accertata dai fatti, insomma, riscontrabilissima. Negli ultimi 10 anni stiamo lavorando veramente bene, mentre prima c'era Brindisi che era una fucina di talenti, perché era quello il polo maggiore della pallacanestro regionale. Da una decina d'anni a questa parte tutto il nord barese sta lavorando molto bene, con una presenza importante nei campionati nazionali. Chiaro che le restrizioni economiche degli ultimi 2 o 3 anni hanno fatto sì anche che ci fosse difficoltà chiaramente nell'organizzazione di questi campionati, che sono molto dispendiosi. In provincia di Foggia abbiamo qualche difficoltà negli ultimi anni, perché al di là di qualche progetto, ricordiamo quello della cestistica San Severo, se togliamo Vieste, il lavoro che stanno facendo a Manfredonia e poi qua a Cerignola, c'è ben poco purtroppo, e questo ci deve stimolare a organizzarci. Buongiorno amici di Assist Sportivo, ci troviamo qui con coach Totaro. Ecco coach, stasera big match contro il Nardò, come la state preparando la partita? Beh, veniamo da una settimana molto felice. Abbiamo perso giovedì in malo modo
col Brindisi con l'Eagles, non abbiamo fatto una grande partita perché insomma un po' mentalmente, un po' perché siamo acciaccati fisicamente, però stasera penso di mettere in campo almeno una squadra combattiva, cosa che non è stata giovedì sera. Ecco, questo campionato sta sorprendendo un po' tutti, siete un po' la Cenerentola che praticamente sta cavalcando le prime posizioni della C regionale, un risultato che forse dopo questo match clou vi dirà veramente il vostro obiettivo, cioè quello di salire in C nazionale, oppure un altro obiettivo, quello di rimanere in C regionale? No, noi sì, stiamo cavalcando un po' l'onda di quello che si è fatto l'anno scorso e che stiamo facendo quest'anno. Quando ti trovi a ballare, balliamo fino alla fine. Stasera abbiamo uno dei tanti scontri diretti, che sarà questo di stasera e quello di domenica prossima a Bari, dove che ci diranno effettivamente se possiamo rimanere lì sopra oppure... di vedere altro, cioè di vedere, nel senso che sono partite difficili, dobbiamo lottarle fino alla fine. Alla fine tireremo la somma. Dove stiamo? Nella posizione in cui stiamo ci giochiamo tutto. Stasera, oltre come match clou, diciamo, tra le due squadre, tra voi e Nardò, c'è comunque un match clou tra uno dei migliori marcatori della Serie C regionale, Ugo Sierra, e il giocatore slavo Goran del Nardò. Ecco, uno scontro, diciamo, epico, diciamo. Cosa ne pensa in merito? Beh, del Nardò non è solo Bielic, ci sta Colella, ci sta Spada. Manca. Nardò è una squadra abbastanza completa per andare in C nazionale. Noi non abbiamo solo Ugo, come anche noi abbiamo altri ragazzi, e cercheremo di limitare i danni e cercare di fare qualcosa in più noi per vincere stasera, perché non è facile. Dopo la partita con il Nardò c'è la Tecnomedica Bari, comunque un'altra squadra che sta sorprendendo gli addetti ai lavori, perché sta facendo un bellissimo campionato. Beh, la Tecnomedica Bari adesso ha messo dentro anche la Quintana, che giocava nel Castellaneta, che è un under di quei forti che circolano in C2. Si è rinforzato ulteriormente, era già una squadra buona, qui ci ha fatto vedere un po', quella sera ci ha fatto un po' avere dei grattacapi, perché ci hanno tenuto fino alla fine, ne abbiamo vinto con un canestro di Ugo alla fine, quindi le squadre alla fine sono rinforzate in meglio, ma questo non è che ci spaventa. Purtroppo ne abbiamo degli alti e bassi alcune volte, come è successo a Brindisi con l'Eagles, ma ne verremo fuori alla fine. Certo, sono tutte partite difficili, te le devi giocare fino alla fine, chi ha più carattere o più voglia di vincere vince, ma non è sempre così. Ringraziamo Coach Totaro e in bocca al lupo per stasera.